spettacolare. Se si spacca l'interno si può mangiare, però, signore? No, è ancora tostato, è quello. Ah, quello è proprio come quello che... Quello è proprio... Quello che è tostato. Sei sentito? Una pasta di cacao al 75% e 25% aggiunto questo famoso miele della spiaggia che si fa sulla spiaggia di San Rossore, che è uno dei pochi casi in cui alla pasta si può aggiungere un miele, perché questo miele ha delle tonalità, ha delle caratteristiche che bene si amalgamano con la pasta. La tavoletta classica: 75% pasta di cacao, 25% zucchero bianco di canna, granella di cacao, un po' di burro di cacao aggiunto per renderla più morbida, ma la morbidezza la dà la vaniglia, perché fino ad ora avete mangiato cioccolata senza vaniglia. Sentirete con l'utilizzo della vaniglia in bacche, chiaramente non utilizzo la vaniglia di sintesi, sentirete la differenza. Quello che rende il cacao, diciamo così, più gradevole è la vaniglia. Spezie, più è buona, più è delicata. Le vaniglie usate nelle cucine sono troppo smaccose. Una cosa che vorrei ribadire del lavoro che Andrea sta facendo e che è inerente molto a Slow Food. Noi abbiamo assaggiato un cioccolato del cacao della Ciontalpa, questo è un presidio Slow Food, è il lavoro che sta facendo Slow Food e che ribadisco sempre nel sostenere le piccole produzioni dei piccoli produttori. Nel latte non la potrei mettere così, se no sarebbe troppo dura, lo metto in maniera che rimanga questa sensazione sabbiosa, mi piace questa sensazione sabbiosa, ma così è una scelta. Scusa una cosa, ma questo qui con il caffè, no? Che anch'io non avevo mai assaggiato questo cioccolato con il caffè in polvere. Fare anche dei cioccolatini per dare a noi che si vuol dare magari, sai, con i tornamale. Se non hai la macchina, io impiego lo stesso tempo a fare una tavoletta da 75 grammi che fa una sfogliatina. Io facevo delle sfogliatine, però ci metto lo stesso tempo, allora non mi conviene per fare questo prodotto, perché la mia idea era di farlo con ingredienti, con pochi ingredienti. Questa spumabile è composta da zucchero bianco di canna, cacao in polvere, olio extravergine d'oliva e pasta di nocciole, non c'è aggiunto altro. Ci ho messo un anno. Questo è il caffè, non è zucchero, caffè bianco. Sì, questo è un caffè che deve essere ancora tostato. Deve essere ancora tostato. Perché il nostro amico Trincio importa caffè da tutto il mondo. Tutti questi sacchi che voi vedete alle nostre spalle sono caffè che vengono dal Brasile, dall'Armenia, dal Cile, dal Giamaica, dall'Indonesia. Qui c'è anche il famoso Kopi Luwak, che è il caffè più costoso del mondo, che lui importa personalmente. Adesso andiamo a degustare con l'amico Marcacci, che è la crema formale, fatta con l'olio dei colli pisani. Del Monte Pisano. Del frantoio di Vico Pisano. Segno profumo. Segno profumo.
spettacolare.